Benvenuti ragazzi nella seconda Staff Series di Fear Games. Vi chiedo di lasciare like, di iscrivervi al canale, di commentare e di entrare nel mio canale Telegram che trovate in descrizione. Ho esaurito le cose da dire, quindi vi lascio il video. Ciao. Ok ragazzi, c'è questo Dynamic Gamer che ha la Killaura e l'Aimbot. Ok, ha la Killaura e l'anti-knockback. Hop. Ecco, anche un po' di Aimbot, però settato abbastanza male. Lo banneremo per 30 giorni. Killaura. Meno S, perfetto. Chi è che ha vinto? Hanno vinto i gialli, credo. Sì, i gialli. Ok, giovani, c'è quel tizio lì. E poi c'è anche questo Fabietto 03 che citta. Cittano, scusate. Questo qui è bioppa, tranquillo. E boh, prima di bannare Fabietto, vediamo se fa qualcosa di divertente. Come? Come ha fatto? Come? Come? Datemi una spiegazione. Sì, vabbè, cioè, io non ho parole. Non sa neanche giocare cheatando, quindi è inutile anche stare a guardarlo perché cade solo. Ok, ora guardiamo anche l'altro che faceva i punti in modo particolare. Poi magari è semplicemente uno dei più bravi giocatori di Bedwars del mondo. Ok, inizia la fight, vediamo. Una hit. Come? Quanta vita aveva quello? Ok, sì, ha la Killaura e l'anti-knockback, molto chiaramente. Cosa? Come ha fatto? Ok, ha palesemente l'anti-knockback, quindi lo banneremo per 30 giorni, anti-knockback. Perfetto. Prossima clip. Ok, dunque, c'è questo sapientino che come vedete ha la Killaura e l'anti-knockback. Ok, in pratica, la C-check, qualcuno me l'ha già chiesto, funziona che, anzi ve lo faccio vedere, per esempio, AC-check Tara va a creare questi bot accanto a me. Io tecnicamente se sto cheatando vado a colpirli. Ma se il client del player ha l'antibot e ce l'ha abilitato, questa cosa viene, diciamo, bypassata. Quindi siccome quel tizio è palese che stesse cheatando perché è stato anche kickato dall'anti-cheat, lo banneremo per Killaura e Aimbot. Meno S, perfetto. Ci becchiamo alla prossima clip. Ok, segnalano questo Jimbo che come vedete ha la no slowdown, quindi ban easy. Però vediamo se usa qualcos'altro. Scaffold, molto bene. Poi avrà anche altra roba, sono sicuro. Anti-knockback. Ok, allora facciamo la lista della spesa. Tempi P ban 30 giorni, mettiamo scaffold. No slow down e anti knockback. Ok. Ban molto bello. Ci becchiamo la prossima clip. Dunque, c'è questo Titanixa che come vedete è bioppa e anche fast build e ha distrutto il letto nonostante ci siano i blocchi. E ottimo player. Quindi lo banneremo per cheats. Ok, meno S, perfetto. Ci becchiamo alla prossima clip. Come vedete c'è un altro cheater con fast build e credo Killaura, non lo so, non l'ho visto bene, però mi sembra di sì. Ok, sì, sta anche questo bioppando, va bene. Banneremo anche questo per multi-cheats. Ok, però vediamo se aveva anche altri ban precedenti. No. Non ne aveva. Va bene, prossima clip. Hanno reportato questo Ezelb, vediamo cosa fa. Sembra abbia la Killaura. Sembra. Sì,
Sì, ha pure l'aim assist. Beh, vediamo di controllarlo. Controllo hack. Se ammetti il ban è ridotto. Vediamo cosa decide. Ok, sta cheatando. Cosa stai usando? Che client? Uzuni. Brust. Bene. È triste, poverino. Va bene, allora, tempi più ban, siccome ha ammesso lo banniamo per 21 giorni. Ammissione, utilizzo cheats. Ok, ora vedremo di fare qualcosa qui sul forum. Tipo andare qua su questa richiesta. Ciao, io e mio fratello Gabri XX Twitch e CGRU. Siamo stati bannati per multi account anche se la prima volta che entriamo con questo account non abbiamo mai fatto accesso con un altro account. Allora. Non risulta bannato. Vedete, non ha niente. Quindi. Boh. Ciao, non risulti bannato. Sì, ok. Quindi ora la chiudiamo, tanto. Dovrebbe anche riuscire ad entrare. Perfetto, addio. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare. Tipo. Segnalazione utenti. Ok, no. Non c'è niente. Altre richieste. Unban. Ban fuori dal regolamento. Queste tre, dai. Ban ingiusto. Disconnessione durante il controllo. Bannato senza nessuna ragione. Ho quittato dal server. Sono andato a mangiare e sono stato bannato per disconnessione durante il controllo. Se dovete bannare, a caso inventatevi qualcosa di decente almeno. What the fuck? Non ho capito. Non è ammesso. Ok, in pratica. Sì, l'ha avvertito dicendogli di non sloggare, lui ha sloggato e l'ha bannato. Ok, allora, ciao, sei stato avvertito con... Ciao, sei stato avvertito con codeste parole. Cos'è che ha scritto? Non disconnetterti, vai in lobby. Oddio, ma perché fanno i messaggi così lunghi allora? Disconnetterti. Vai in lobby bedwars. Hai 10 secondi. Questo avvertimento serviva per... No, cosa ho scritto? Serviva per farti un controllo. Probabilmente non hai letto la chat, quindi ti sei disconnesso. Da Wolf Noe, cioè credo sia così il nome, no? Sì, ok, perfetto. Quindi ti sei disconnesso. La prossima volta stai più attento. Ok, va bene così. Quindi la rifiutiamo, mi dispiace. Di solito non rifiuto, ma succede. Poi vediamo se c'è. Ok, c'è questo. Per favore, unbannatemi, sono stato bannato per sbaglio, ho utilizzato un VPN per entrare. Oh mamma mia, già che scrive abbreviato però. Sono in Marocco in questi giorni, la connessione lì non è delle migliori. Non ho avuto neanche il tempo per rifare il login. Ma com'è che si chiama? Abzead? History. Multi account XX getter. Ma che cazzo? Ma non c'è neanche quell'account qua. E in pratica questo ragazzo era in vacanza in Marocco e ha utilizzato una VPN per entrare nel server, quindi ha preso, diciamo, un altro IP e di conseguenza è stato bannato per multi account. Credo sia andata così, perché comunque il suo italiano non permette molto. Siccome sono una persona onesta, lo unbanno, sempre se so scrivere. Quindi. Ok, spero che tu sia contento. Ciao, sei stato unbannato. Almeno ho fatto felice un ragazzo.
Allora, modifica discussione. Risolto. Perfetto. C'è questo tizio che non pronuncio il nome perché non credo di esserne in grado, che in pratica dovrebbe avere... Sì, vabbè, come vedete non c'è neanche bisogno che sprechi altre parole. Vediamo che cosa ci offre di divertente. Ok, alla kill Laura, molto bene. Siccome siamo dei trollerini, tipperemo qui l'hacker. Vediamo cosa succede. Vabbè, allora lasciamo vincere la partita agli altri, così sono contenti. Cheats, ok, perfetto. Per questo episodio è tutto, io spero che vi sia piaciuto. Se così è stato lasciate like, iscrivetevi al canale, datemi pure qualche consiglio nei commenti. E per questo video è tutto, noi ci becchiamo alla prossima.